Buon pomeriggio e ben trovati con questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e torniamo a occuparci del delitto del giovane Alessandro Neri, perché i carabinieri del RIS di Roma hanno iniziato ad analizzare e ispezionare nella caserma dell'Arma in Via Largo di Borgiano a Pescara la Fiat 500 rossa di proprietà di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore assassinato la settimana scorsa. La Fiat 500 del giovane è stata ritrovata mercoledì 7 marzo a Pescara in via Mazzini e posta sotto sequestro dalla Procura. Il servizio confezionato per noi da Paolo Renzetti. La chiave di volta del giallo della morte di Alessandro Neri potrebbe essere nei dettagli, nei piccoli particolari, quelli che assieme agli specialisti del RIS i carabinieri stanno cercando all'interno della 500 rossa di Alessandro, con cui il ragazzo di Spoltore lunedì scorso si è allontanato da casa per l'ultima volta. Questa mattina i militari del reparto scientifico hanno prelevato e catalogato ogni minima traccia alla ricerca di un appiglio investigativo che possa dare un volto, un nome e un movente al killer o ai killer di Alessandro. Sulla 500 rossa con il tettino beige aleggia un mistero. Le chiavi, come confermato ieri dal colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dei carabinieri di Pescara, non sono state trovate nei vestiti del ragazzo. La macchina mercoledì è comparsa davanti alla pizzeria Maruzzella di via Mazzini, in pieno centro a Pescara, lì dove il pizzaiolo dice di non averla vista il giorno precedente, cioè il martedì. Macchina in perfetto ordine, forse ripulita e lasciata proprio sotto la casa di uno dei cugini di Alessandro, Gaetano Lamaletto, partito però per gli Stati Uniti ai primi di marzo e con il quale sembra ci siano stati a più riprese dissidi e dissapori. È un aspetto che stiamo approfondendo perché le videocamere sono molte, sparse sul territorio cittadino, per cui è logico che la scansione temporale pure è molto ampia e c'è bisogno di diverso tempo per prendermi. E in genere in un'indagine che si prefigura complessa come questa è logico che le persone che possono essere utili alle investigazioni non, plausibilmente non vengono ascoltate una sola volta, ma se del caso possono venire audite più di una volta. Al momento non ci sono indagati, anche perché i carabinieri e la procura di Pescara non vogliono e non possono escludere alcuna pista, sia quella interna alla famiglia, che però, sempre per bocca del colonnello, ieri allontana da sé ogni ombra, sia quella esterna, legata ai rapporti dei Lamaletto con il Venezuela e anche alla cerchia delle amicizie di Alessandro, l'unico dei figli dei Neri ad essere rimasto nella casa di famiglia con la mamma Laura. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sono i tabulati telefonici per ricostruire gli ultimi incontri di Alessandro, sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro di Pescara per capire e ricostruire il percorso della 500. Che sia stata un'esecuzione ormai è certo, i due colpi di pistola, uno al torace e l'altro quello fatale alla testa, non lasciano spazio a dubbi. Con ogni probabilità Alessandro è stato portato nella strada di campagna vicino al cimitero di San Silvestro sotto la minaccia della pistola, una calibro 7,65, e poi lì giustiziato. Rapina in una gioielleria del centro di Pescara, in azione in via Cesare Battisti, due uomini a viso coperto, uno dei quali armato di pistola. I malviventi, minacciando il personale, si sono fatti consegnare, secondo le prime informazioni, una settantina di orologi Rolex per poi darsi alla fuga. Uno dei due era vestito da postino e proprio per questo i due sono riusciti a entrare nell'attività. Sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Ricerche e indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Pescara agli ordini del capitano Antonio Di Mauro. E poi ancora è stato rinviato a data da destinarsi il processo per l'inquinamento di Bussi sul Tirino, previsto per questa mattina in Cassazione dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d'Appello dell'Aquila. Il rinvio è scattato per l'adesione allo sciopero di alcuni legali delle difese e degli avvocati di parte civile. La data
data della nuova udienza sarà comunicata successivamente. Lasciamo ora la cronaca e proseguiamo con la politica. Tra poco più di 2 mesi a Teramo si voterà per il nuovo sindaco e già in tanti si sono autocandidati alla poltrona di primo cittadino. Saranno almeno 10 i candidati sindaci che si metteranno in gioco. Intanto il centrodestra teramano è sempre più spaccato e oggi pomeriggio si riunirà l'assemblea provinciale del Partito Democratico per richiamare tutti al senso di responsabilità. Tania Bonici Castelli. A Teramo la campagna elettorale non si è mai conclusa, anzi in questo momento le forze politiche stanno facendo andare su di giri i loro motori e c'è attenzione massima sulla scelta dei candidati sindaci della città. Si voterà presumibilmente tra maggio e giugno prossimi. I tempi stringono e a scendere in campo c'è già qualche nome ufficiale. Facciamo un ripasso della situazione fino ad oggi. Si sono autocandidati a primo cittadino di Teramo Alberto Covelli, sostenuto politicamente dall'ex vice sindaco Alfonso Di Sabatino, con 2 liste civiche a lui collegate. C'è poi Serafino Pulcini, ex deputato, Enzo Varani, l'imprenditore che ha finanziato il carnevale teramano e a sorpresa, ma non troppo, l'autocandidatura di Giovanni Cavallari, ex Partito Democratico, oggi a capo di un movimento civico. Per quanto riguarda i candidati che verranno, i 5 Stelle dovrebbero puntare su Cristiano Rocchetti, un giovane assicuratore del popoloso quartiere di Piano della Lenta, mentre ancora non si fanno i nomi all'interno di Alleanza Civica. Nel Partito Democratico teramano la discussione sul futuro candidato sindaco è aperta, anche se si profila all'orizzonte una personalità di esperienza amministrativa e di spessore culturale fortemente inclusiva. Caratteristiche che sembrano delineare la figura di Renzo Di Sabatino, attuale presidente della provincia di Teramo, apprezzato avvocato penalista, che sarebbe appoggiato anche da personalità cittadine del mondo delle professioni e soprattutto dall'attuale rettore Luciano D'Amico. Ad ore un'assemblea provinciale del PD per decidere. Si discute per individuare la persona migliore e un progetto per la città. È chiaro che è un momento in cui si richiede una grande professionalità politica per mediare all'interno di tutte queste formazioni civiche che si leggono sui giornali e che troviamo che si stiano costituendo nel territorio, per cercare di convogliarle tutte intorno a un progetto di città illuminata e importante di cui in fondo la città di Teramo ha bisogno. Certo, il Partito Democratico esprimerà un proprio candidato, lo individuerà sicuramente all'interno dei propri iscritti o anche simpatizzanti, comunque espressione del Partito Democratico, di professionalità importanti, capaci e spendibili. Anche nel centrodestra la discussione sul futuro primo cittadino di Teramo è aperta, ma le spaccature all'interno non fanno prevedere l'idea di ricompattarsi su un candidato unico come Mauro Di Dalmazio o Gianni Chiodi. Insomma, correranno almeno una decina di candidati sindaci, con circa 700 candidati consiglieri. Vincerà però chi avrà un vero progetto per la città. Saranno 30 i licenziamenti alla Travaglini di Atessa, azienda le cui principali commesse erano legate alle attività produttive dello stabilimento Honeywell. È l'effetto della decisione della multinazionale americana di abbandonare l'Italia e spostare la produzione di tubo compressori in Slovacchia. Il servizio. La ditta di logistica Travaglini comunica 33 licenziamenti in Val di Sangro. Una notizia attesa purtroppo con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo di inizio mese. È una delle conseguenze negative che il territorio paga a causa della cessazione dell'attività produttiva alla Honeywell. Al civico 6 di via Ancona ad Atessa i macchinari sono spenti già da una settimana, in anticipo di circa un mese rispetto alla chiusura annunciata del 2 aprile. L'avvertenza approda al tavolo regionale giovedì 15 marzo, come riferisce Davide Labrozzi, segretario FIOM Chieti. Travaglini, con la chiusura della Honeywell, perderà circa il 50% di fatturato e quindi di conseguenza sarà chiamata a ristrutturare l'azienda. Noi ovviamente non abbiamo un grande potere contrattuale, non abbiamo un potere coercitivo, nel senso che non è possibile obbligare un'impresa a non licenziare quando c'è una perdita di appalto. Quello che cercheremo di fare è di mitigare i danni, gli effetti negativi che purtroppo questa condizione sta determinando, andrà a determinare.
Quindi la cosa che noi cercheremo di fare è di stabilire un diritto di prelazione per le persone che usciranno, una sorta di incentivo all'esodo e poi quel che bisogna fare con le istituzioni, questo lavoro è stato già avviato, e fare in modo che la Travaglini recuperi un ruolo industriale nel territorio e quindi questo significa ridare lavoro ad un'impresa che comunque è cresciuta nel corso di questi anni puntando tutto sulla professionalità e sull'alta specializzazione. È bene precisare che quando parliamo di Travaglini non parliamo di semplice facchinaggio ma di gestione della logistica ad altissimo valore. Sede distaccata del Maxi all'Aquila si aprirà tra un anno, assicura l'onorevole Giovanna Melandri. La sede, come è noto, sarà Palazzo Ardinghelli. Il servizio di Daniela Rosone. Ci vorrà un altro anno ancora prima di inaugurare la sede del Maxi all'Aquila nel restaurato Palazzo Ardinghelli. La conferma arriva dall'onorevole Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxi. All'Aquila ci sarà la prima sede distaccata del Maxi, come è noto. L'obiettivo è creare collaborazioni con le realtà del territorio, in primis proprio con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Sono qui perché siamo consapevoli che questo è un territorio ricchissimo di istituzioni culturali, di una storia, nella cultura, nella scienza, nell'arte importante, quindi siamo anche consapevoli che questo progetto del Maxi atterra in un territorio ricco e quindi siamo consapevoli di dover lavorare, fare rete con queste istituzioni. Il progetto del Maxi è in corso. Realisticamente ci vorrà ancora circa un anno prima di poter inaugurare il museo. Per noi è una bella sfida per il Maxi nazionale che mette a disposizione l'utilizzo della sua collezione e speriamo di poter contribuire con questa avventura al rilancio e alla pieno sviluppo di qualità e anche di qualità culturale di questo territorio che, ripeto, ha una storia ricchissima e poi sappiamo essere stato anche ferito dal terremoto. Avviati a Pescara i lavori di ripristino della fontana di Piazza Le Laudi, il cui impianto aveva subito dei danni dopo le ultime piogge. Servizio. Lavori importanti perché la cittadinanza ci chiede prima di tutto la manutenzione della città. È su questo che stiamo dirigendo la nostra agenda di governo. Strade, rifacimenti, abbiamo presentato 410.000 euro proprio qualche giorno fa, siamo pronti anche per altre appalti che riguardano la manutenzione. La ditta che si occupa della fibra ha cominciato proprio oggi i lavori sulla riqualificazione di molte strade e l'amministrazione comunale investe 39.000 euro, tanto costeranno, per la riqualificazione di due fontane importanti della città di Pescara. Una è quella di Piazza Le Laudi, dove siamo adesso, e l'altro è la Nereide di fronte allo stabilimento Le Naiadi. Quindi sempre per una riviera più bella, che si presenterà sicuramente bellissima invece per quest'estate grazie ai lavori di riqualificazione. In questo caso chi aveva progettato queste fontane aveva fatto in modo che nelle vasche sottoposte alle fontane stesse fossero presenti i quadri elettrici e le pompe. Naturalmente alla prima pioggia i quadri elettrici si sono saltati, nonostante la manutenzione svolta per più anni le fontane non hanno più funzionato. Con questo lavoro, di cui si occuperà la Acqua Azzurra, che è la ditta che già si occupa delle manutenzioni delle nostre fontane, e con 39.000 euro che cosa stiamo facendo? Stiamo portando all'esterno, in un luogo non visibile, sia le pompe che i quadri elettrici, in modo che alla prima pioggia le fontane possano comunque continuare a funzionare. Nessun impianto di trattamento di amianto sul territorio di Lanciano. Ecolan smentisce il gruppo di maggioranza al comune. Progetto Lanciano, il servizio. Ce li ritroviamo in discariche improvvisate lungo i corsi d'acqua e nelle campagne, smaltiti illecitamente da quanti non vogliono accollarsi il peso economico non indifferente dello smaltimento. È il cemento amianto, l'oggetto di un accordo di programma tra la Regione Abruzzo Ecolan S.p.A. che prevede la mappatura della presenza di questo materiale nel territorio dei 53 comuni soci della partecipata pubblica dei rifiuti. Il progetto pilota, innovativo e che si basa su un brevetto con siero di latte, non indica però impianti di trattamento da realizzare sul territorio di Lanciano. Così spiega il presidente Massimo Ranieri all'indomani dell'allarme lanciato da Progetto Lanciano.
Ma il progetto, che è un progetto pilota, prevede praticamente il trattamento dei materiali contenenti amianto, in particolare le onduline, l'Eternit, che coprono tutte le grosse strutture industriali realizzate prima degli anni Ottanta. Appunto, questo brevetto prevede la possibilità di trattare questo materiale recuperando e inertizzando soprattutto le fibre d'amianto. È un progetto pilota, si diceva. Un progetto pilota, e questo consentirebbe di contenere i costi di rimozione e smaltimento di questi rifiuti, in quanto oggi, proprio per l'elevato costo, spesso, diciamo, anche i piccoli quantitativi li ritroviamo lungo le sponde dei fiumi, in particolare nel caso specifico nella nostra zona, lungo il Feltrino e anche lungo le sponde del fiume di Sangro. Quindi questo progetto che cosa prevede? Il coinvolgimento di tutti i 53 comuni? Certo, la Equalan è caratterizzata appunto dall'avere questa proprietà dei 53 comuni, però ripeto ancora una volta, non più tardi di qualche settimana fa, il CDA della Equalan ha deliberato appunto di non essere più interessata a questo accordo nei limiti del punto C, cioè noi non metteremo a disposizione nessun tipo di terreno, anche perché attualmente non abbiamo terreni da destinare ad altri impianti. Quello che abbiamo verrà, diciamo, utilizzato per realizzare l'impianto che tratterà l'organico dei nostri comuni. Inaugurato l'anno accademico, l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, trend in crescita con più iscritti e il successo della scuola di restauro. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha inaugurato il suo nuovo anno accademico, confermando il trend di crescita dell'istituto, che nonostante le vicende del 2017 legate al terremoto, conferma il numero degli iscritti, che si attesta a circa 400 studenti, 120 matricole. Il 2017-2018 è l'anno di successo per la scuola del restauro, che ha raggiunto 52 iscritti grazie ad un corso che abilita alla professione. L'anno appena inaugurato segna anche quello con il più alto numero di diplomati, ben 79. Numeri che fanno dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila un istituto di riferimento nell'alta formazione artistica per i giovani non solo abruzzesi, visto che studiano qui, ha detto il direttore Marco Brandizzi, anche dei ragazzi cinesi. Tanti i progetti messi in campo, tantissimi quelli che si stanno realizzando, ha ricordato il presidente Marotta, per quest'anno, che ha già visto arrivare nella sede dell'Accademia l'importante e nutrita donazione della baronessa Lucrezia Le Domizio de Ruini sull'opera di Joseph Beuys. Tornerà anche Eremi Arti e si sta lavorando ad implementare le collaborazioni con gli uffici territoriali del MIBACT, quella con il Munda per il controllo e il monitoraggio della situazione climatica delle sale del museo, con la sovrintendenza unica per il restauro delle opere d'arte danneggiate dal sisma, quella con la regione per implementare la dotazione ad alta tecnologia di Fab Lab, il laboratorio 3D, di una stazione robotizzata che utilizzi la pietra di Poggio Picense per ricostruire parti mancanti e bassorilievi e sculture danneggiate dal terremoto. Insomma, un'attività a tutto tondo, a 360 gradi, che fa dell'Accademia una vera e propria eccellenza italiana. Diciamo che l'attività dell'Accademia si sta diffondendo in maniera capillare su tutta quanta la regione, e soprattutto abbiamo avviato delle iniziative non ultime. L'ultima, quella di Eremi, che hanno portato l'interesse di tutti quanti i cultori dell'arte presso gli Eremi d'Abruzzo, dove alcuni autori di arte moderna hanno esposto le loro opere. E qui nella nostra Accademia abbiamo recentemente ricevuto una mostra permanente di Beuys da parte della baronessa Durini, con una donazione destinata specificatamente alla nostra Accademia. Queste sono iniziative che portano evidentemente un nuovo interesse all'Accademia, e quindi speriamo di suscitare una partecipazione ulteriore da parte dei giovani. Ed ora andiamo in provincia di Chieti, più precisamente ad Altino, dove si è parlato di legalità e impegno civile nella lotta a tutte le forme di mafia. Ospiti del convegno il magistrato antimafia Alfonso Sabella e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Vediamo.
Legalità e impegno civile, se ne è discusso dal Tino per iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Muratelli, alla presenza del vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e del giudice Alfonso Sabella. Alfonso Sabella in particolare ha raccontato il suo impegno nei confronti della mafia siciliana, che peraltro verrà raccontato prossimamente in una fiction che andrà trasmessa nelle TV nazionali. Io ho raccontato la storia di quella che è stato un periodo di una vittoria, di una grande battaglia che lo Stato ha combattuto contro la mafia corleonese nel 92, ma ho anche raccontato purtroppo quella che è stata la mia sconfitta personale quando ho affrontato una questione che addirittura peggiore, che è quella di mettere ordine nella macchina amministrativa capitolina. La cosa che dicevo mi ha fatto più male a Roma è stato quello di scoprire che i riflettori nazionali si accendevano su Ostia per una testata di giornalista, che i riflettori nazionali si accendevano su Roma per un funerale cafone come quello di Casamonica, quando le mafie a Ostia e a Roma esistono da parecchio tempo. Presidente Legnini, lei ha anche parlato di un po' di polvere che ha tolto dagli archivi pubblicando un libro che è importante conoscere, soprattutto da parte dei giovani. Letture che da un lato ci descrivono il carattere pionieristico ma anche le intuizioni efficaci di Falcone e Borsellino nella definizione degli strumenti di contrasto alla mafia, dall'altro anche un tasso di incomprensione, diciamo così, di scarsa comprensione da parte dell'organo di governo autonomo della magistratura. Apriamo la pagina dello sport. Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, Davide Nicola, ex allenatore del Crotone, e Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, sono i vincitori nelle rispettive categorie, dirigenti di società, allenatori e calciatori, della 16ª edizione del premio nazionale Giuseppe Prisco alla lealtà, alla correttezza, alla simpatia sportiva. Il premio speciale di giornalismo Nando Martellini, giunto alla sua 14ª edizione, è stato attribuito alla giornalista del Corriere della Sera, Gaia Piccardi. Lo ha stabilito l'apposita giuria, unica per entrambi i premi, presieduta da Sergio Zavoli e composta da Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico, e coordinata dall'imprenditore Marcello Zaccagnini. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 14 maggio alle ore 11 al Teatro Marrucino di Chieti e sarà condotta dal giornalista Stanislao Liberatore. Proseguiamo con la Serie B. Oggi è il giorno del recupero della gara tra Pescara e Carpi, fischio d'inizio alle ore 18, direzione di gara affidata a Marco Serra della sezione di Torino. Il tecnico del Pescara Epifani è orientato a cambiare ancora e potrebbe optare per il 3-5-2 con il debutto di Macin a centrocampo. In difesa tornerà Fornasier con Coda e Perrotta, assenti lo squalificato Valzania e gli infortunati Bovo, Proietti e Campagnani. Ascoltiamo le parole del tecnico Epifani pronunciate ieri prima dell'allenamento di rifinitura. Valzania squalificato, Bovo, Proietti e Campagnaro ancora fuori. Ma aspetto di più da tutti, non soltanto dai più anziani, aspetto di più da tutti. Veniamo da una partita fatta male sotto tutti i punti di vista, quindi riscendiamo subito in campo. La partita di sabato è servita un po' a tutti per capire tante cose e speriamo che domani ci sia una prova di carattere importante, perché bisogna fare sotto quel punto di vista una partita importante. Io alleno tutti i giorni, so i difetti di questa squadra, ci sto lavorando sopra e adesso, ripeto, devo essere bravo io a cercare di, dalla partita di sabato e dalla settimana scorsa, che come l'abbiamo fatta, di trovare la soluzione giusta per questa squadra. E quindi sto ponderando bene le scelte da fare. Quindi insomma si giocherà a tre? Potrebbe essere, come potremmo rigiocare a quattro, potrebbe essere. Ecco, diciamo, allora, per essere ancora più precisi, centrocampo comunque a tre. Centrocampo a tre sicuramente, per valorizzare anche di più Brugman, per farlo giocare meglio, per dare più copertura anche alla linea difensiva. No, ma guarda, allora, giocare a calcio ci vuole determinate caratteristiche, che sono il temperamento, la voglia di fare, dimostrare, vincere il duello personale. Se non c'è tutto questo, e noi ci possiamo parlare di modulo fine domani, dopodomani, il problema è ritrovare questo
la prima cosa principale, e poi ci metteremo in campo in maniera tale da fare una partita importante, perché domani è una partita importante. Ma il Presidente ha ragione quando si pone degli obiettivi. Io mi pongo domani, la partita di domani, ma come ho detto la settimana scorsa, perché è una partita importante sotto tanti aspetti, sia quella della classifica, sia per ritrovare la fiducia in noi stessi, che forse è la cosa principale, perché fare bene domani significherebbe cancellare definitivamente la partita di sabato scorso e di prepararsi a fare un'altra partita importante, quella di domenica. E sul fronte Carpi, forfè dell'infortunato centravanti in Bakogu, sarà dunque l'ex Federico Melchiorri a guidare l'attacco, non convocato l'altro ex Vitturini. L'allenatore calabro recupera in difesa Ligi, che sarà in campo al posto di Capela, fuori causa anche Belloni, Nzola e Saber. Ascoltiamo le parole pronunciate ieri dal tecnico dei carpigiani, appunto Antonio Calabro. Non ci aspettiamo che il Pescara sia il Pescara che abbiamo visto e studiato contro il Parma. Sicuramente quella batosta, questa scoppola gli farà alzare la cattiveria agonistica, troveremo una squadra completamente diversa da noi, quindi se l'ho immaginata, se l'ho studiata proprio in questi termini. Trovare una squadra sì in difficoltà di identità, ma una squadra che non lascerà facilmente entrare nella propria area di rigore come ha fatto col Parma. È normale che se la partita precedente ha commesso degli errori fa di tutto perché quella successiva non accadano. Quindi sotto questo punto di vista troveremo una squadra molto attenta. Non ci scommetterei che possa confermare il modulo che ha adottato contro il Parma, e quindi anche questo è una difficoltà perché non sappiamo come si possano schierare. Beh, non l'abbiamo preparata, sapendo delle positività di questi singoli e sapendo anche che comunque è una squadra che è stata sempre lavorata nell'organizzazione della fase offensiva. E qualsiasi sia il modulo, comunque sappiamo che avranno delle situazioni importanti quando avranno la palla. I nomi che hai fatto tu li conosciamo, li abbiamo studiati e abbiamo anche pensato qualcosa per limitarli. Brugumà è un giocatore importante, molto importante sopra la media, quindi se Brugumà non gira potremmo limitare la costruzione della squadra avversaria. Sai cosa? No, non si può dire, non si può sapere. Era un Pescara in difficoltà, ma era un Pescara con un'identità. Oggi comunque lo troviamo dopo che ha preso una sberla, e sappiamo tutti che cosa può succedere quando una squadra prende una sberla. E quindi noi, queste cose sono state dette alla squadra, alla nostra squadra, queste cose sono state sottolineate ed evidenziate. Dobbiamo andare lì da squadra umile come abbiamo sempre fatto. Da squadra umile come abbiamo sempre fatto. E lo spirito deve essere quello di Cesena. E ora scendiamo in Serie C. Teramo che in questa giornata riprende gli allenamenti dopo il pareggio di domenica sera contro il Sant'Arcangelo, un risultato che mantiene immutate le distanze tra le due formazioni e che consente al Diavolo di agganciare il Gubbio, sconfitto dalla Feral Pisalò. Per l'ex della gara, Carlo Ilari, quella del Teramo è stata una buona prova, soprattutto in fase difensiva. Ascoltiamolo. Carlo Ilari, partita dell'ex, per te una partita importante, hai cercato anche di lasciare il segno. Quanto ti soddisfa e quanto vi soddisfa questo pareggio? No, siamo soddisfatti a metà, nel senso che era importante cercare di vincerla, però siamo stati bravi a non concedere nulla, dovevamo essere un po' più cinici a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Sapevamo che la partita sarebbe stata molto tosta e difficile, ci hanno anche loro concesso molto poco, però dovevamo cercare di servire meglio gli attaccanti e cercare di creare qualcosina in più. Purtroppo non ci siamo riusciti, prendiamo questo punto e guardiamo avanti. Abbiamo cercato, insomma, alla fine di creare qualcosina in più con l'ingresso di Varas, anche di Amadio. Volevamo creare qualche occasione da gol per provare a vincere la partita, però è chiaro che anche loro non volevano assolutamente perderla, hanno più cercato di difendere che attaccare. Noi, come ho detto, non abbiamo concesso nulla e dobbiamo partire da questo presupposto, perché dobbiamo cercare di prendere meno gol possibili. Poi dobbiamo appunto cercare di migliorare dal punto di vista dell'impostazione e nel modo di servire gli attaccanti, perché è chiaro che dobbiamo mettere in condizioni di far gol.
Nella ripresa probabilmente sia voi che il Sant'Arcangelo avete un po' tirato i remi in barca e subentrata un po' la paura di perderla questa partita, e perdere uno scontro diretto sarebbe stato pesante. Sì, più che paura, bisogna cercare di attaccare, però sempre stando accorti a non subire gol, perché come hai detto te, prendere gol poi diventa veramente difficile recuperarla in una partita in cui veramente ci giocavamo tanto, e una squadra quando si chiude e gioca in contropiede diventa veramente difficile cercare di far gol. Purtroppo insomma, lo spettacolo è venuto un po' meno, però prendiamo questo punto, insomma, dobbiamo guardare avanti, prendere i lati positivi e cercare di migliorare per toglierci al più presto da questa situazione. Era una partita molto bloccata anche per questo, insomma, giocare uomo su uomo poi diventa difficile, bisogna saltare il centrocampo, cercare dalla difesa direttamente gli attaccanti, e potevamo farlo meglio e dobbiamo lavorarci, quindi guardiamo avanti e lavoriamo per questo. È tutto per questa prima edizione del TG6, il pomeriggio ristrutturato, quello della nostra emittente, visto l'impegno del Pescara. Dunque alle 17.30 vi ricordo l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire Pescara-Carpi. Nell'intervallo della partita ci sarà anche una edizione flash del nostro telegiornale. Subito dopo Diretta Stadio sarà la volta di Proteramo, il nostro settimanale del martedì dedicato al Teramo, alla Serie C, e condotto da Jacopo Forcella. Poi la terza edizione del TG6 alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.